Salve, buon lunedì a tutte e a tutti dallo scrittore volante. Benvenute e benvenuti al podcast del lunedì. Come ogni lunedì si legge La luna e i falò di Cesare Pavese. Andiamo. Siamo quasi finiti il libro, ma non siete tristi, possiamo sempre leggere altri libri. Già, proprio così. Quindi non dovete farvi alcun problema. Non siate tristi, non lo siate. Dunque, iniziamo e finiamo. Prima di cominciare vi invito assolutamente a iscrivermi su tutte le pagine social. Mettete like alla pagina Facebook. Seguitemi su Twitter, Instagram e tutto il resto. E seguite le altre puntate del podcast. Potete trovare qua sullo scrittore volante anche confessione, microfono a ruota e le foglie del Paolone. Ma qua siamo all'autolibro di Cesare Pavese che concluderemo quest'oggi. Partiamo col 30° capitolo, che credo fosse anche l'ultimo. Ricordo una domenica d'estate, dei tempi che Silvia era viva e Irene giovane. Dovevo avere 17 o 18 anni e cominciavo a girare i paesi. Era la festa del Buon Consiglio di 1° settembre, con tutto il loro tè e le visite e gli amici. Silvia e Irene non potevano andarci. Per non so che questione di vestiti e di rispetti, che non avevano voluto la compagnia solita e adesso stavano distese sugli sdrai a guardare il cielo sopra la Colombaia. Io quel mattino m'ero lavato bene il collo, cambiato la camicia e le scarpe e tornavo dal paese per mangiare un boccone e poi saltare in bicicletta. Nuto era già al Buon Consiglio del giorno prima perché suonava sul ballo. Dal terrazzo Silvia mi chiese dove andavo, aveva l'aria di voler chiacchierare. Di tanto in tanto lei mi parlava così, con un sorriso da bella ragazza, e in quei momenti mi pareva di non essere più un servitore. Ma quel giorno avevo fretta e stavo sulle spine. «Perché non prendevo il biroccio?» mi disse Silvia. «Arrivavo prima». Poi gridò a Irene, «Non vieni al Buon Consiglio anche tu? Anguilla ci porta e guarda il cavallo». Mi piacque poco, ma dovetti starci. Scesero col cestino della merenda, coi parasoli, con la coperta. Silvia era vestita di un abito a fiori e Irene di bianco. Salirono con le loro scarpette dal tacco alto e aprirono i parasoli. Mi ero lavato bene il collo e la schiena e Silvia mi stava vicino sotto il parasole e sapeva di fiori. Le vedevo l'orecchio piccolo e rosa, forato per l'orecchino, la nuca bianca e dietro la testa bionda di Irene. Parlavano tra loro di quei giovanotti che venivano a trovarle, li criticavano e ridevano, e qualche volta, guardandomi, mi dicevano che non ascoltassi. Poi tra loro indovinavano chi sarebbe venuto al Buon Consiglio. Quando attaccammo la salita, io scesi a terra per non stancare il cavallo e Silvia tenne lei le briglie. Andando, mi chiedevano di chi era, una casa, una cascina, un campanile, e io conoscevo la qualità delle uve dei filiari, ma i padroni non li sapevo. Ci voltammo a guardare il campanile di Calosso, mostrai da che parte restava adesso la mora. Poi Irene mi chiese se proprio non conosceva i miei. Io le risposi che vivevo tranquillo lo stesso. E fu allora che Silvia mi guardò alla testa ai piedi e tutta seria disse a Irene che era un bel giovanotto, non sembravo neanche di qui. Irene, per non offendermi, disse che dovevo avere delle belle mani, e io subito le nascosi. Allora anche lei rise come Silvia. Poi si misero a parlare dei loro dispetti di vestiti e arrivammo al Buon Consiglio, sotto gli alberi. C'era una confusione di banchi, di torroni, di bandierine, di carri e di bagagli, e si sentivano di tanto in tanto gli schianti e le fucilate. Porta il cavallo all'ombra dei platani, dove c'erano le stranghe per le gare. Staccai il biroccio e allargai il fieno. Irene e Silvia chiedevano «Dov'è la corsa? Dov'è?» Ma c'era tempo e allora si misero a cercare i loro amici. Io dovevo tenere d'occhio il cavallo e intanto vedere la festa. Era presto, nudo non suonava ancora, ma si sentivano nell'aria gli strumenti strombettare, squittire, sbuffare, scherzare, ciascuno per conto suo. Trovai Nuto che beveva la gasosa con i ragazzi del Seraudi.
Stavano sullo spiazzo dietro la chiesa, di dove si vedeva tutta la collina in faccia e le vigne bianche, le rive fin lontano, le cascine dei boschi. La gente che era al buon consiglio veniva di lassù, dalle aree più sperdute. E da più lontano ancora, dalle chiesette dei paesi oltre, dove non c'erano che strade da capre e non passava mai nessuno. Erano venuti in festa sui carri, sulle vetture, in biciclette e a piedi. Era pieno di ragazze e di donne vecchie che entravano in chiesa, di uomini che guardavano in su. I signori, le ragazze ben vestite, i bambini con la cravatta aspettavano anche loro la funzione sulla porta della chiesa. Disse a Nuto che era venuto con Irene e Silvia e le vedemmo che ridevano in mezzo ai loro amici. Quell'abito a fiori era proprio il più bello. Con Nuto andammo a vedere i cavalli nelle stalle dell'osteria. Il bizzarro della stazione ci fermò sulla porta e disse di fare la guardia. Lui e gli altri sturarono una bottiglia che scappò mezza per terra, ma non era per bersela. Versarono il vino, che friggeva ancora, in una scodella e lo fecero leccare all'aiolo, che era nero come una mora. E quando lui ebbe sorbito, gli piantarono 4 frustate col manico sulle gambe di dietro perché si svegliasse. L'aiolo prese a sparare calci chinando la coda come un gatto. Silenzio, ci dissero, vedrai che la bandiera è nostra. In quel momento sull'uscio arrivarono Silvia con i suoi giovanotti. Se bevete, già adesso, disse uno grasso che rideva sempre, invece dei cavalli correte voi. Il bizzarro si mise a ridere e si asciugò il sudore col fazzoletto rosso. Dobbiamo correre queste signorine, disse. Sono più leggeri di noi altri. Poi Nuto andò a suonare per la funzione della Madonna. Si misero in fila davanti alla chiesa. La Madonna usciva allora. Nuto ci strizzò l'occhio, sputò, si pulì con la mano e imboccò il clarino. Parlarono un pezzo che lo sentirono dal mango. A me piaceva quello su quello spiazzo, in mezzo ai platani, sentire la voce delle trombe del clarino, vedere tutti che si ginocchiavano, correvano e la Madonna uscire dondolando dal portone sulle spalle dei sacrestani. Poi uscirono i preti, i ragazzi col camiciolo, le vecchie, i signori, l'incenso, tutte quelle candele sotto il sole, i colori dei vestiti, le ragazze, anche gli uomini e le donne dai banchi, quelli del torrone, del tirassegno, della giostra, tutti stavano a vedere sotto i platani. La Madonna fece il giro dello spiazzo e qualcuno sparò i mortaretti. Vidi Irene bionda, bionda, che si dorava le orecchie. Ero contento di averle portate io sul biroccio, di essere in festa con loro. Andai un momento a raccogliere il fieno sotto il muso del cavallo e mi fermai a guardare la nostra coperta, le sciarpe, il cestino. Poi ci fu la corsa e la musica suonò di nuovo mentre i cavalli scendevano sulla strada. Io con un occhio cercavo sempre il vestito a fiori e quello bianco. Vedevo che parlavano e ridevano. Cosa avrei dato per essere uno di quei giovanotti e portarli anche io a ballare? La corsa passò 2 volte in discesa e in salita sotto i platani e i cavalli facevano un rumore come la piena del Belbo. L'aiolo lo portava un giovanotto che non conoscevo. Stava chinato con la coppa e frustava da matto. Aveva vicino il bizzarro che si mise a bestemmiare. Poi gridò evviva quando un altro cavallo perse un passo e andò giù di muso come un sacco. Poi di nuovo bestemmiò quando l'aiolo alzò la testa e fece un salto. Si strappò il fazzoletto al collo. Mi disse, bastardo che sei. E i seraudi ballavano e si davano zuccate come le capre. Poi la gente cominciò a vociare da un'altra parte. Il bizzarro si buttò sul prato e fece una giravolta grosso com'era e picchiò in terra la testa. Tutti urlarono ancora. Aveva vinto un cavallo di neve. Dopo Irene e Silvia le persi di vista. Feci il mio giro a tirassegno e alle carte e andai a sentire all'osteria i padroni dei cavalli che litigavano e bevevano una bottiglia dopo l'altra. E il parroco cercava di metterli d'accordo. Chi cantava, chi bestemmiava, chi mangiava già salame e formaggio. Le ragazze non ne venivano in quel cortile, sicuro. A quest'ora Nuto e la musica erano già seduti sul ballo e attaccavano. Si sentiva suonare e ridere nel sereno. La sera era fresca e chiara. Io giravo dietro le baracche e vedevo alzarsi i paraventi di sacco. Giovanotti scherzavano, bevevano. Qualcuno rivoltava già le sottane alle donne dei banchi. I ragazzi si chiamavano, si rubavano il torrone, facevano chiasso.
Andai a vedere a ballare sul palchetto sotto il tendone. I Seraudi ballavano già. C'erano anche le loro sorelle, ma io me ne stetti a guardare perché cercavo il vestito a fiori, quello bianco. Le vidi tutte e due nel chiaro dell'acetilene, abbracciate con i loro giovanotti. Acetilene, forse, scusate, ogni caso. Le facce sulla spalla e la musica suonava portandole. Fossi nudo, pensai. Andai sotto il banco, di nudo, e lui fece riempire il bicchiere anche a me come suonatori. Mi trovò poi Silvia, disteso nel prato, vicino al muso del cavallo. Stavo disteso e contavo le stelle in mezzo ai platani. Vidi di colpo la sua faccia allegra, il vestito a fiori, tra me e la volta del cielo. «È qui che dorme!» gridò. Allora saltai su. E i loro giovanotti facevano baccano e volevano che stessero ancora. Lontano, dietro la chiesa, delle ragazze cantavano. Uno si offrì di accompagnarle a piedi, ma c'erano le altre signorine che dicevano «E noi?» Partimmo al chiaro della Citilene e poi, nel buio della strada, in discesa, andai adagio, ascoltando gli zoccoli. Quel coro dietro la chiesa cantava sempre. Irene si era fatta su in una sciarpa. Silvia parlava della gente, dei ballerini, dell'estate, criticava tutti e rideva. Mi chiesero se avevo anch'io la mia ragazza. Dissi che ero stato con Nuto a guardare suonare. Poi, poco alla volta, Silvia si calmò e un bel momento mi posò la testa sulla spalla. Mi fece un sorriso e mi disse se la lasciavo stare così mentre guidavo. Io tenni le briglie guardando le orecchie del cavallo. E capitolo 31, che in realtà il 30 non era l'ultimo. Cinto se lo prese in casa Nuto per fargli fare il falegname e insegnargli a suonare. E stammo d'accordo che, se il ragazzo metteva bene a suo tempo, gli avrei fatto io un posto a Genova. Un'altra cosa da decidere, portarlo in Alessandria all'ospedale, che il dottore gli vedesse la gamba. La moglie Nuto protestò che erano già in troppi nella casa del salto, tra garzoni e banchi a morsa, e poi non poteva stargli dietro. Le dicemmo che Cinto era giudizioso. Ma io lo presi ancora da parte e gli spiegai di stare attento. Qui non era come la strada di Caminella. Davanti alla bottega passavano macchine, autocarri, moto che andavano e venivano da Canelli. Guardasse sempre prima di traversare. Così Cinto trovò una casa per da viverci. E io dovevo ripartire l'indomani per Genova. Passai la mattinata al salto e Nuto mi stava dietro e diceva «Allora te ne vai, non ritorni per la vendemmia? Magari mi imbarco», dissi. «Ritorno per la festa un altro anno». Nuto allungava il labbro come fa lui. «Sei stato poco», mi diceva, «non abbiamo neanche parlato». Io ridevo, «ti ho perfino trovato un altro figlio». Levati a tavola, Nuto si decise, pigliò al volo la giacca e guardò in su. «Andiamo attraverso», borbottò, «questi sono i tuoi paesi». Traversammo la Berata, la passerella di Belbo e riuscimmo sulla strada di Caminella in mezzo alle gaggie. «Non guardiamo la casa», dissi, «anche il valino era un cristiano». Salimmo il sentiero. Era uno scheletro di muri neri, vuoti, e adesso sopra i filari si vedeva il noce, enorme. «Sono rimaste soltanto le piante», dissi. Valeva la pena che il valino roncasse. La riva ha vinto. Nuto stava zitto e guardava il cortile tutto pieno di pietre e di cenere. Tutto pieno di pietre e di cenere. Io girai tra quelle pietre e neanche il buco della cantina si trovava. La macelleria l'aveva atturato. Nella riva degli uccelli facevano baccano e qualcuno svolava in libertà sulle viti. «Un fico, me lo mangio», dissi. «Non fa più, danno a nessuno». Presi il fico e riconobbi quel sapore. «La madama della villa», dissi, «sarebbe capace di farcelo sputare». Nuto stava zitto e guardava la collina. «Anche questi sono morti», disse. «Quanti ne sono morti? Da quando sei partito dalla mora?» Allora mi sedetti sul trave, che era ancora lo stesso, gli dissi che di tutti i morti non potevo levarmi in mente le figlie del Sor Matteo. Passi Silvia è morta in casa, ma Irene con quel vagabondo, stentando come ha stentato, e Santina, chissà com'è morta Santina. Nuto giocava con delle pietruzze e guardò in su. «Non vuoi che andiamo a Caminella in alto? Andiamoci, è presto». Allora partimmo e lui si mise davanti per i sentieri delle vigne. Riconoscevo la terra, bianca, secca, l'erba schiacciata, scivolosa dei sentieri e quell'odore rasposo di collina e di vigna che sa già di vendemmia sotto il sole. C'erano in cielo delle lunghe strisce di vento, bave bianche,
che parevano la colata che si vede di notte nel buio dietro le stelle. Io pensavo che il giorno dopo sarei stato in Viale Corsica e mi accorgevo in quel momento che anche il mare è venato con le righe delle correnti e che da bambino, guardando le nuvole, la strada e le stelle, senza saperlo, avevo già cominciato i miei viaggi. Nuto mi aspettò sul ciglione e disse: «Tu, santa, a 20 anni non l'hai vista. Valeva la pena, valeva. Era più bella di Irene. Aveva gli occhi come il cuore del papavero. Ma una cagna del boia. Possibile che abbia fatto quella fine?» Mi fermai a guardare in giù nella valle. Fin quassù. Non ero mai salito da ragazzo. Si vedeva lontano fino alle casette di Canelli e la stazione e il bosco nero di Calamandrana. Capivo che Nuto stava per dirmi qualcosa e non so perché mi ricordai del buon consiglio. Ci sono andato una volta con Silvia e Irene, chiacchierai, sul Birroccio. Ero ragazzo, di lassù si vedevano i paesi più lontani, le cascine, i cortili, fin le macchie di verde rame sopra le finestre. C'era la corsa dei cavalli e sembravano tutti matti. Adesso non mi ricordo nemmeno più chi l'ha vinta. Mi ricordo soltanto quelle cascine sui bricchi e il vestito di Silvia, rose e viola a fiori. Anche Santa, mi disse Nuto, una volta si è fatta accompagnare in festa a Bubbio. C'è stato un anno che lei veniva a ballare soltanto quando suonavo io. Era viva sua madre, stavano ancora alla mora. Si voltò e disse: «Si va?» Riprese a condurmi su quei pianori. Di tanto in tanto si guardava intorno, cercava una strada. Io pensavo: come tutto lo stesso, tutto ritorna sempre uguale. Vedevo Nuto su un biroccio condurre Santa per quei bricchi alla festa, come ho fatto io con le sorelle. Nei tufi sopra le vigne vidi il primo grottino, una di quelle cavernette dove si tengono le zappe, oppure se ne fanno sorgente, c'è nell'ombra, sull'acqua, il capel venere. Scusate. Traversammo una vigna amara, piena di felce e quei piccoli fiori gialli dal tronco duro che sembrano di montagna. Avevo sempre saputo che si masticano e poi si mettono sulle scorticature per chiuderle. E la collina saliva sempre. Avevamo già passato diversi cascini e adesso eravamo fuori. «Tanto vale che te lo dica», fece Nuto d'improvviso senza levare gli occhi. «Io so come l'hanno ammazzata, c'ero anch'io». Si mise per la strada quasi piana che girava intorno a una cresta. Non dissi niente e lo lasciai parlare. Guardavo la strada, giravo appena la testa quando un uccello, un calabrone, mi piombava addosso. «C'era stato un tempo», raccontò Nuto, «che quando lui passava a Canelli per quella strada dietro il cinema, guardava in su se le tendine si muovevano. La gente ne dice tante. Alla mora ci stava già Nicoletto e Santa, che non poteva soffrirlo, appena morta. La madre era scappata a Canelli, ha preso una stanza e l'ha fatto la maestra, ma col tipo che lei era, aveva subito trovato da impiegarsi alla casa del fascio. E dicevano di un ufficiale della milizia, dicevano di un podestà, del segretario, dicevano di tutti i più delinquenti là intorno. Così bionda, così fina, era il suo posto salire in automobile, girare la provincia, andare a cena nelle ville, nelle case dei signori, alle terme d'acqui. Non fosse stata quella compagnia. Nuto cercava di non vederla per le strade, ma passando sotto le sue finestre alzava gli occhi alle tendine. Poi con l'estate del 43 la bella vita era finita anche per Santa. Nuto, che era sempre a Canelli a sentire notizie e portarne, non aveva più alzato gli occhi alle tendine. Dicevano che Santa era scappata col suo capo manipolo ad Alessandria. Poi era venuto a settembre, tornati i tedeschi, tornata la guerra, i soldati arrivavano a casa per nascondersi, travestiti, affamati, scalzi. I fascisti sparavano fucilate tutta la notte. Tutti dicevano: si sapeva che finiva così, era cominciata la Repubblica. Un bel giorno Nuto sentì dire che Santa era tornata a Canelli, che aveva ripreso l'impiego alla casa del fascio, si ubriacava e andava a letto con le brigate nere. Capitolo 32. Non ci aveva creduto, fino alla fine non ci aveva creduto. Non ci aveva creduto. La vide una volta attraversare sul ponte, veniva dalla stazione, aveva indosso una pelliccia grigia e le scarpe felpate. Gli occhi allegri dal freddo. Lei l'aveva fermato. «Come va al salto? Suoni sempre?» «Oh, Nuto, avevo paura che fossi anche tu in Germania.
deve essere brutto su di lì, mi lasciano tranquilli? A quei tempi attraversare i canelli era sempre un azzardo, c'erano le pattuglie, i tedeschi. E una ragazza come Santa non avrebbe parlato in strada con un nudo non fosse stata la guerra. Lui quel giorno non era tranquillo, le disse soltanto dei sì e dei no. Poi l'aveva riveduto al caffè e lo sport, lei stessa ce l'aveva chiamato uscendo sulla porta. Nuto teneva d'occhio le facce che entravano, ma era un mattino tranquillo, una domenica di sole che la gente va a messa. Tu mi hai vista quando ero alta così? Diceva Santa, tu mi credi? C'era della gente cattiva a Canelli, se potessero mi darebbero fuoco. Non vogliono che una ragazza faccia una vita non da scema. Vorrebbero che facessi anch'io la fine di Irene, che baciassi la mano di un... che mi dà uno schiaffo. Che la mordo la mano che mi dà uno schiaffo. Gentetta che non sono nemmeno capace di fare i mascalzoni. Santa fumava sigarette, che a Canelli non si trovavano. Gliene aveva offerte. Prendine, aveva detto, prendile tutte. Siete in tanti a dover fumare su di lì. Vedi com'è, diceva Santa, siccome una volta conoscevo qualcuno, ho fatto la matta, anche tu ti voltavi nelle vetrine quando passavo. Eppure hai conosciuto la mamma, sai come sono, mi portavi in festa. Credi che anch'io non ce l'abbia con quei vigliacchi di prima? Almeno questi si difendono. Adesso mi tocca vivere e mangiare il loro pane, perché il mio lavoro l'ho sempre fatto, nessuno mi ha mai mantenuta. Ma se volessi dir la mia, se perdessi la pazienza... Santa diceva queste cose al tavolino di marmo, guardando Nuto senza sorridere, con quella bocca delicata e sfacciata, e gli occhi umidi, offesi, come le sue sorelle. Nuto fece di tutto per capire se mentiva, le disse perfino che sono tempi che bisogna decidersi, o di là o di qua. E che lui si era deciso, lui stava coi disertori, coi patrioti, coi comunisti. Avrebbe dovuto chiederle di fare per loro la spia nei comandi. Ma l'aveva usato, l'idea di metterci una donna in un pericolo così e di metterci Santa, non poteva venirgli. Invece a Santa l'idea venne e diede a Nuto molte notizie sui movimenti della truppa, sulle circolari del comando, sui discorsi che facevano i repubblichini. Un altro giorno gli mandò a dire che non venisse a Canelli perché c'era pericolo e infatti i tedeschi razziarono le piazze e i caffè. Santa diceva che lei non rischiava nulla, che erano vecchie conoscenze vigliacche che venivano da lei a sfogarsi. Avrebbe fatto schifo e le avrebbe fatto schifo. Mi è mancata la voce a lei, chiedo scusa. Non fosse stato per le notizie che così poteva dare ai patrioti. Il mattino che i neri fucilarono i due ragazzi sotto il platano e ci lasciarono come cani, Santa venne in bicicletta alla mora e di là a salto e gli parlò con la mamma di Nuto. Le disse che se avevano un fucile o una pistola li nascondessero nella riva. Due giorni dopo la brigata nera passò e buttò per aria la casa. Venne il giorno che Santa prese Nuto a braccetto e gli disse che non ne poteva più. Alla mora non poteva tornare perché Nicoletto era insopportabile e l'impiego di Canelli, dopo tutti quei morti, le scottava e le faceva perdere la ragione. Se quella vita non finiva subito, lei dava di mano una pistola e sparava a qualcuno. Lei sapeva a chi, magari a se stessa. Andrei anch'io sulle colline, gli disse, ma non posso, mi sparano appena mi vedono. Sono quella della casa del fascio. Allora Nuto la portò nella riva e la fece incontrare con Baracca. Disse a Baracca tutto quello che lei aveva già fatto. Baracca stette a sentire guardando in terra. Quando parlò disse soltanto, torna a Canelli. Ma no, disse Santa. Torna a Canelli e aspetta gli ordini, te ne daremo. Dopo mesi, due mesi dopo, la fine di maggio, Santa scappò da Canelli perché l'avevano avvertita che venivano a prenderla. Il padrone del cinema disse che era entrata in una pattuglia tedesca a perquisirla la casa. A Canelli ne parlavano tutti. Santa scappò sulle colline e si mise coi partigiani. Nuto sapeva adesso sue notizie a caso, da chi passava di notte a fargli una commissione, tutti dicevano che girava armata anche lei e si faceva rispettare. Non fosse stato della mamma vecchia e della casa che potevano bruciargli, Nuto sarebbe andato anche lui nelle bande per aiutarla, ma Santa non ne aveva bisogno. Quando ci fu il rastrellamento di giugno e per quei sentieri ne morirono tanti, Santa si difese tutta una notte, con Baracca in una cascina dietro Superga e uscì lei sulla porta a gridare ai fascisti che li conosceva uno per uno tutti e non le facevano paura. La mattina dopo lei e Baracca scapparono.
Nuto diceva queste cose a voce bassa, si soffermava ogni tanto guardandosi intorno. Guardava le stoppie, le vigne vuote, il versante che riprendeva a salire, disse: passiamo di qua. Il punto dove eravamo arrivati adesso nemmeno si vedeva dal belbo. Tutto era piccolo, annebbiato, lontano. Ci stavano intorno soltanto costoni e grosse cime a distanza. Lo sapevi che Caminella è così larga? Mi disse. Ci fermammo in coda una vigna, in una conca riparata da gaggie. C'è una casa di roccata nera, Nuto disse in fretta. Ci sono stati partigiani, la cascina l'hanno bruciata i tedeschi. Sono venuti due ragazzi a prendermi a salto una sera, armati. Li conoscevo. Abbiamo fatto questa strada di oggi. Camminammo, che era già notte. Non sapevano dirmi che cosa baracca volesse. Passando sotto le cascine, i cani abbaiavano, nessuno si muoveva. Non c'erano lumi. Sai come andava a quei tempi? Io non ero tranquillo. Nuto aveva visto acceso sotto il portico. Vide una moto nel cortile, delle coperte. Ragazzi, pochi, l'accampamento l'avevano in quei boschi laggiù. Baracca gli disse che l'aveva fatto chiamare per dargli una notizia. Brutta, c'erano le prove che la loro santa faceva la spia, che i rastrellamenti di giugno li aveva diretti lei. Il comitato di Nizza l'aveva fatto cadere lei, che perfino dei prigionieri tedeschi avevano portato i suoi biglietti e segnalato ai depositi alla casa del fascio. Baracca era un ragioniere di Cuneo, uno in gamba, che era stato anche in Africa e parlava poco. Era poi morto con quelli delle canere. Disse a Nuto che però non capiva perché Santa si fosse difesa con lui quella notte del rastrellamento. Sarà perché gliele fai buone, disse Nuto. Ma era disperato, gli tremava la voce. Baracca gli disse che Santa le faceva buone lei a chi voleva. Anche questo era successo. Fiutando il pericolo, aveva fatto l'ultimo colpo e portato con sé due ragazzi dei migliori. Adesso si trattava di pigliarla a Canelli. C'era già l'ordine scritto. Baracca mi tenne 3 giorni quassù, un po' per sfogarsi e a parlarmi di Santa, un po' per essere certo che non gli mettevo in mezzo, che non mi mettevo in mezzo. Un mattino Santa tornò accompagnata. Non aveva più la giacca a vento ai pantaloni che aveva portato quei mesi. Per uscire da Canelli si era rimesso un vestito da donna. Un vestito chiaro d'estate, da estate. E quando i partigiani l'avevano fermata, su per Gaminella, era cascata alle nuvole. Portava delle notizie circolari repubblichine, non servì a niente. Baracca, in presenza nostra, le fece il conto di quanti avevano disertato per istigazione sua, quanti depositi avevamo perduto, quanti ragazzi aveva fatto morire. Santa stava a sentire, disarmata, seduta su una sedia. Fissava con gli occhi offesi, cercando di cogliere i miei. Allora Baracca le lesse la sentenza e disse a due di condurla fuori. Erano più stupidi ragazzi che lei. L'avevano sempre veduta con la giacchetta e la cintura e non si capacitavano adesso di averla in mano vestita di bianco. La condussero fuori. Lei sulla porta si voltò, mi guardò e fece una smorfia come i bambini. Ma fuori cercò di scappare. Sentimmo un urlo, sentimmo correre e una scarica di mitra che non finiva più. Uscimmo anche noi. Era distesa in quell'erba davanti alle gagge. Io, più che Nuto, vedevo Baracca, quest'altro morto impiccato. Guardai il muro rotto, nero della cascina. Guardai in giro e gli chiesi se Santa era sepolta lì. Non c'è caso che un giorno la trovino? Hanno trovato quei due. Nuto si era seduto sul muretto e mi guardò col suo occhio testardo, scosse il capo. No, Santa no, disse. Non la trovano. Una donna come lei non si poteva coprirla di terra e lasciarla così. Faceva ancora gola a troppi. Ci pensò Baracca, fece tagliare tanto sarmento nella vigna e la coprimmo finché bastò. Poi ci versammo la benzina e demmo fuoco. A mezzogiorno era tutta cenere. L'altro anno c'era ancora il segno, come il letto di un falò. E dunque, questo libro fantastico è appena finito. Grazie per essere stati fino a qui, a chiunque mi abbia sentito, non so chi mi abbia sentito, mi auguro un po' tutti, o tutte e tutti. Grazie, condividete tutto questo e seguitemi. Voglio portare una conclusione personale a questo libro, quindi adesso cerco di stare un po' più sciolto, un po' più alla confessione un microfono. Se sapevi se è diventato dopo questo libro il mio autore italiano preferito,
Devo però dire di essermi rispecchiato sia in questo libro che anche nello stesso Pavese, pensando che, come molti scrittori, mettono nei loro racconti la loro vita in un altro senso, in un altro modo. Una vita, capito, in questo modo, che funziona così. E... sapete, per quanto io ammiri Pavese, c'è sempre stato il mio pensiero, per quanto io abbia trovato delle mie similitudini, ho sempre desiderato vivere la vita in modo diverso, e anche se mi sono sentito come lui di non avere la stessa tendenza, magari a una depressione, e sicuramente non la stessa tendenza, beh, a togliersi la vita. Ma questo è il mio pensiero, che forse è meglio non affrontare. Quindi ammiriamo pure Cesare Pavese, ma cerchiamo, diciamo, di non imitarlo. E beh, almeno per quanto mi riguarda. Forse una vita diversa sarebbe meglio. In certo senso. Beh, detto questo, vi lascio, vi auguro una buona serata, una buona giornata, un buon proseguio. Indipendentemente quando state ascoltando questa cosa, come detto all'inizio, seguitemi e ci vediamo prossima settimana, in cui forse vi porterò un libro di Jules Verne, Il giro del mondo in 80 giorni, che non ho mai letto, quindi potremmo leggerlo in dal vivo, io la prima volta, poi magari in audio. E niente, detto questo, ci vediamo alla prossima.